Abbiamo scelto di usare il teatro per parlare di architettura perché la Fondazione ha come scopo primario quello di divulgare un po' non solo l'opera di Franco Albini, ma anche e soprattutto lo spirito del movimento moderno, che aveva in sé l'intrinseco valore di considerare il proprio mestiere come una missione a servizio della società. Per cui ci è sembrato importante recuperare non solo il valore delle opere, ma anche proprio questo principio fondamentale che credo che oggi sia importante da trasmettere soprattutto alle nuove generazioni, no? In quest'era dell'autocelebrazione forse andare a recuperare quel tipo di valori era una cosa importante, e poi è un mezzo di comunicazione che si può rivolgere non solo agli addetti al mestiere, no? Ma anche a tutto il pubblico, perché comunque questo è un concetto che si può espandere poi a tutte le professioni. Lo spettacolo è costruito con un attore, quindi si basa essenzialmente sulla parola e sulla musica e sulla canzone. Quindi la parola e la canzone si intersecano e abbiamo recuperato canzoni come De André, Gaber, insomma i grandi della musica italiana, ovviamente andando a scegliere dei testi che avevano un'attinenza con quello che viene detto all'interno della parte recitata. E è uno spettacolo semplicissimo che si può adattare soprattutto a qualunque tipo di location, per cui può andare nell'aula universitaria, in questa location splendida che avete scelto appunto per il Festival dell'Architettura, piuttosto che in veri e propri teatri, per cui è molto duttile.